I semi di lino. Vediamo perché sono così importanti per la nostra salute. Vediamo anche quattro motivi perché dobbiamo iniziare a mangiarli tutti i giorni. Perché infatti questi semi di lino sono proprio un alimento davvero ricco di proprietà importanti per il nostro organismo, che manifestano la loro azione benefica su diverse problematiche. Tra le innumerevoli qualità che caratterizzano questi semi, ce ne sono almeno quattro che possono essere a tutti gli effetti definiti come le principali ragioni per cui noi dobbiamo anche iniziare ad amarli, questi semi di lino. Hanno un elevato contenuto di fibre solubili ed insolubili. I semi di lino infatti sono uno degli alimenti in assoluto più ricchi di fibre. Basti pensare che 4 cucchiai della farina da essi creata contengono ben 8 grammi di fibre. Le fibre, come tutti sanno, sono estremamente importanti per l'equilibrio proprio della flora intestinale, in quanto regolarizzano l'intestino e provvedono ad eliminare le eventuali tossine. Oltre a queste importanti funzioni, le fibre presenti nei semi di lino aiutano il processo digestivo, bloccando l'acidità in eccesso. Effettuano anche un'azione regolatrice del livello degli zuccheri nel sangue e contribuiscono ad abbassare il colesterolo. Amici, prima di continuare, però, volevo presentarmi brevemente per chi visiona il canale per la prima volta. Io mi chiamo Monica e in questo canale tratto argomenti che riguardano lo stato di salute fisico e mentale. Un altro motivo per iniziare a mangiare i semi di lino è che contengono una elevatissima presenza di lignani. I lignani sono delle sostanze di origine naturale, note proprio per la loro eccellente efficacia antibatterica, ma anche antifungina, oltre che per la loro capacità di potenziamento delle difese immunitarie. Se assunti con l'alimentazione queste sostanze, grazie alle loro proprietà antitumorali, riescono inoltre a ridurre anche il rischio di cancro. Nello specifico, come è stato dimostrato da recenti studi scientifici, i lignani riescono a rallentare la crescita delle cellule tumorali del cancro, alla prostata nello specifico, e consentono di abbassare il rischio di cancro al seno. Ulteriori proprietà dei lignani sono la capacità di alleviare i sintomi caratteristici del periodo della premenopausa, l'aumento della fertilità e la prevenzione del diabete di tipo 2. I semi di lino sono uno dei pochi alimenti che possono vantare un'elevatissima concentrazione di lignani e che quindi costituiscono un importante aiuto nella prevenzione di diverse malattie. Inoltre, consumare semi di lino aiuta anche perché sono ricchi di omega 3, sono caratterizzati proprio da questo considerevole aumento che è in esso contenuto, appunto, vale a dire di acidi grassi essenziali, dalle importanti proprietà antinfiammatorie. Molte delle più comuni malattie, quali ad esempio disfunzioni cardiache, artriti, diabete e asma, sono dovute nella maggior parte dei casi ad una forte infiammazione causata da uno scarso apporto di omega 3 nell'organismo. E dunque gli acidi grassi essenziali, nello specifico, sono in grado di apportare innumerevoli benefici al nostro corpo. Una loro regolare assunzione infatti migliora i livelli di colesterolo buono nel sangue e migliora la salute di cuore e arterie. Rende più elastiche le articolazioni e mantiene le ossa più forti, potenzia le funzionalità anche del cervello, specialmente nei bambini, per cui la loro assunzione è particolarmente anche consigliata in gravidanza e durante l'infanzia. Potenzia inoltre il sistema immunitario e rende la pelle più liscia. Inoltre, questi semi riducono anche il contenuto di carboidrati, cioè basso indice glicemico e assenza di glutine. I semi di lino, pur avendo un profilo vitaminico e minerale molto simile a quello del grano, sono molto diversi da quest'ultimo, in quanto sono caratterizzati da un ridotto contenuto di carboidrati unito ad un basso indice glicemico. Queste qualità, unite alla ricchezza di fibre che caratterizza
I semi di lino rendono proprio questo alimento particolarmente indicato per coloro che seguono, ad esempio, delle diete ipocaloriche, volte proprio comunque alla perdita, come tutti sappiamo, di peso. Inoltre, grazie all'assenza di glutine, questi semi possono essere assunti anche da soggetti affetti da celiachia. In conclusione, i semi di lino sono estremamente preziosi per la salute del nostro organismo e per questo motivo dovremmo anche cercare di introdurli regolarmente nella nostra alimentazione. Il loro uso però è sconsigliato a coloro che soffrono di problemi intestinali, i quali a causa dell'elevato apporto di fibre che contraddistingue i semi di lino e del conseguente possibile effetto lassativo, potrebbero incorrere in effetti collaterali, più o meno seri a secondo poi delle situazioni personali. Amici, anche per oggi questo video si conclude qua. Mi auguro che vi sia piaciuto e sia stato interessante e soprattutto vi sia stato utile. Scrivetemelo giù nei commenti. Vi do un abbraccio forte come sempre e invito a tutti coloro che ancora non l'avessero fatto di iscriversi al canale, di condividere, di mettere un like, ma anche di attivare la campanella, in modo così poi da non perdere i prossimi contenuti che io pubblicherò proprio su questo canale. Ciao e a presto! Don't know if I'll be there when you are with me. My heart is beating, I am stuck in the dreaming. I can't help what I'm feeling.